capogara di Frigor Cannivoli Soverato Ponte Cagnano, 3-7-0 per le ospiti. Siamo qui col capitano Elisa Peluso. Elisa, ci avete provato, certo, poi la maggior classe, l'esperienza di Ponte Cagnano è venuta fuori. Sì, ci abbiamo provato, magari dovevamo peccare qualcosa in meno, dovevamo fare qualche distrazione, qualche errore in meno che abbiamo commesso, e speravamo qualcosa in più, ma loro volevano tenere il loro posto in classifica per la classifica dei playoff, scusate la ripetizione, quindi non ci hanno concesso niente di niente. Alla fine gli ho detto magari qualcosa un po', niente, loro non ci stavano e hanno giocato al massimo della loro intensità, perché giustamente puntano a fare playoff per andare in A1. C'è stato un momento del match che è stato un po' forse la fotografia del match. Tu hai alzato 3 palloni consecutivi, una volta per la Zecua, la seconda volta per la Bottiglione, la terza volta per la Bocan, tutte e 3 murate. Non lo so, adesso non mi ricordo, sicuramente. Fa capire come loro non hanno concesso nulla, come dicevi tu. Ma loro sono una squadra molto forte a muro e vediamo, si vede anche la loro stazza, la loro altezza. Sicuramente quando il gioco è un po' più scontato è più facile anche murare e prevedere dove va la palla. Questo è stato un po' il problema di stasera. Ecco. Però forse anche l'eccezione avete lasciato un po' a desiderare in alcuni momenti. Sì, in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare, ma si sbaglia tutti, gli errori sono di tutti, magari l'errore ricezione, io non sono riuscita a gestire bene il palleggio, oppure il mio palleggio è stato brutto e l'attacco, la pallavolo è fatta di squadra e tutti sbagliano, tutti fanno bene, perché dal primo all'ultimo si fa il punto. Non è successo niente, anche vedendo quello che hanno fatto le altre, no. Di una settimana si sposta l'orologio, sì, per la salvezza. Si sposta di una settimana e peccato, perché noi ci credevamo quanto meno di fare qualche punto. Ci è mancata Paola stasera molto e speriamo che tutto vada bene per i suoi problemi familiari e che l'aspettiamo per la prossima settimana. Siamo col coach di Ponte Cagnano, coach Marasciulo. Non c'è stata praticamente partita, troppa la differenza di classe ed esperienza tra le due squadre. Ponte Cagnano ha confermato di essere una grande del campionato e di voler chiudere quanto prima il discorso playoff. Penso che l'esperienza è stata la chiave. Noi non abbiamo fatto una grande partita, è fondamentale di ricezione. Eravamo un pochettino in confusione nel primo e nel secondo set e la squadra di casa ha sfruttato bene. Però nei momenti importanti è venuta fuori la classe di qualche giocatrice, la Nadia è una giocatrice molto importante, la squadra sapeva che questa partita era una partita determinante per andare al playoff e in questo punto non ha lasciato molto spazio per la squadra di casa. Però devo dare i complimenti per l'ambiente, sono contento di vedere l'entusiasmo e auguro che questa società cresca, perché io ho già lavorato a Reggio Calabria, ho già fatto Sardegna, adesso sono a Ponte Cagnano e Sud merita di avere una bella realtà.